Siamo in centro storico a Genova, ci stiamo avvicinando al dormitorio di Bassa Soglia, che è, diciamo, il primo ad accogliere le persone senza dimora che richiedono posto. Le persone vengono accolte con questo passaggio attraverso questo vaporizzatore che contiene una soluzione di alcol diluito nell'acqua. Disinfettano le mani prima di accedere alla struttura. Ci siamo resi conto che anche queste difficoltà del coronavirus, viste da chi è per strada, sono drammatiche. Al mattino vengono 50-70 persone, l'altro giorno al diurno una di queste persone diceva: ma voi non potete chiudere perché ci dicono che bisogna lavarci, se chiudete il diurno dove possiamo farci la doccia, possiamo lavarci, noi come facciamo a lavarci? No? Gli spazi sì, sono condivisi, questa è la sala comune dove trascorrono alcune ore prima di andare a dormire, le stanze sono da 2, da 3, da 4 posti. L'importanza di tenere aperti i servizi è, dal nostro punto di vista, un tentativo di migliorare la condizione non solo di chi accogliamo, ma della comunità in generale. Come sempre, nelle emergenze le persone le più fragili sono quelle che ne risentono di più e prima. Se alcune mense chiudono e uno non sa più dove andare a mangiare, se i posti a dormire diminuiscono perché per qualche motivo non c'è più il turnover o qualcosa viene chiuso, queste persone qui sono ancora più a disagio rispetto già a una situazione di fatica che loro vivono.